Buongiorno carissimi utenti, qui collegati dallo stadio De Gasperi di Salerno, l'arbitro Marchese, eccolo le immagini di Nocera Inferiore, ha avviato le squadre al centro del campo per la relativa disputa tra il Castel Verniri, condivisa viola, squadra proprio della città di Salerno, e la squadra del Real Acerno 2000, squadra di Acerno condivisa bianco-verde. Ecco le formazioni: Castel Verniri, Casella Ciro, Papa Casella Carmine, Zunica, De Martino vicecapitano, Gallo, Della Monica, Gagliardi, Veneziano, basso capitano, Pappalardo, in panchina Salvatore Veneziano, Mira, Balestrillo, basso Daniele, Ventura, allenatore, basso presidente Ciancio, Real Acerno 2000, ecco le immagini condivisa bianco-verde, Donato vice, Cerasuolo vicecapitano, vice Francesco, classe 2000, vice Francesco del 99, poi abbiamo Di Nicola, De Nicola Gerardo, De Angelis, Antonio vice, Cuzzo, Salerno Donato, Salerno Carmine, in panchina De Nicola Antonio, Jacob, Suelim Podolicchio. C'è una copanchina, Capuano vice, presidente vice, in tribuna c'è Flo. Inizia la partita con il Real Acerno 2000 in azione di gioco, passaggio arretrato e subito c'è appunto il pressing del Castel Verniri. Palla al numero 9, il cross in area di rigore, c'è la possibilità di passare in vantaggio con Veneziano, bellissimo il suo assist offerto al numero 8 Gagliardi. Ricordiamo che la squadra Castel Verniri è dotata di diversi goleador, c'è Gagliardi con 14 gol, poi invece la squadra del Real Acerno 2000, la squadra che ha fatto più gol è stato Jacob. Ecco, deviazione del numero 7 De Angelis, Castel Verniri in azione, batte il numero 3 Carmine Casella sul pallone. Casella in azione, pallone in area di rigore. Si potrebbe passare in vantaggio, il Real Acerno si difende al massimo e spazza la palla fuori, rimessa laterale. Anzi, è corner, dalla bandierina c'è proprio il capitano Basso. Basso in azione il destro, pallone in area di rigore, sfera ribattuta, di nuovo il numero 2, Papa, ci prova ancora il numero 8, la triangolazione, in area di rigore secondo l'arbitro è posizione irregolare, quindi si riparte con i biancoverdi in azione, il lancio in profondità, sfera al numero 1, Donato Vice. Il portiere del Real Acerno 2000, una grande realtà come il Castel Verniri. Pallone oltre il centrocampo, batte e ribatte, si continua a giocare con il numero 5 De Martino, il quale spazza la palla via e ancora si continua a giocare sul laterale destro. Il numero 3 Carmine Casella ruba palla, si ottiene una triangolazione, cerca di volare in area di rigore, pallone deviata, di nuovo ottimo l'intervento, pallone al numero 2, Papa, ed ecco il Castel Verniri che si impegna, attenzione, c'è un fallo, punizione, fallo su De Angelis, c'è un fallo, batte il numero 2. Cerasuolo che rappresenta il vice capitano del Real Acerno 2000, il cross in area di, fermato dal capitano. Ed ecco Basso in azione, passaggio arretrato, il lancio in profondità, pallone al numero 3, invece Francesco, scusate, Carmine Casella. Cerasuolo. E il Real Acerno fuori gioco secondo l'arbitro, fuori gioco di Salerno. Punizione, intanto davvero sono in fermento le panchine, ecco Mister Vece sulla panchina, con tutta la panchina, anche con Capuano, panchina in fermento, dall'altra parte anche il Castel Verniri, vedete Basso, intanto attenzione, pallone in area di rigore, si potrebbe passare in vantaggio, e poi c'è una deviazione di Vece Francesco, classe 2000, che devia la palla fuori. Corner, grande opportunità per il Castel Verniri che è sceso in campo con l'intenzione di vincere questa partita, grande pressing, soprattutto in fase offensiva, ed ecco Basso dalla bandierina. Basso
il destro, pallone in area di rigore, tiro finale in rete, pallone che viene respinto, era quasi fatta, ci prova poi il numero 2, Papa, il numero 5, De Martino vicino al gol, l'autore di un tiro che di classe stava spiazzando il portiere Vece Donato, rimessa laterale per il Real Celano 2000, il lancio in verticale, basso, conquista sfera. Ed ecco la squadra della Cerna 2000 avanza, lancio in profondità, tiro finale, Real Acerno 2000 che va vicino a gol, ma il Castelna Vernieri continuo, con Cuozzo detiene il possesso di palla e vola in verticale, sfera sul laterale sinistro al numero 3 invece Francesco, palla che termina fuori. Intanto bellissima partita, è iniziata comunque sotto la formula del pressing da parte del Castel Vernieri, che in realtà ha dinamizzato maggiormente e fortemente l'evoluzione del gioco, la quale evoluzione poteva verificarsi anche più tardi. Ed ecco appunto pallone per Casella da parte di De Martino, ancora De Martino, poi ci arriva anche Gallo, il libero, ed ecco Cerasuolo, Cerasuolo in gioco, il lancio, pallone in area di rigore, blocca il numero 1 Vece Donato. Pallone oltre ai limiti, Casella, punizione secondo l'arbitro. Occasione propizia per il Castel Vernieri che potrebbe passare in vantaggio. Batte il numero 10, basso sul pallone, c'è anche il numero 8 Gagliardi, il quale dovrebbe effettuare l'assist, con il quale ha realizzato più gol per il Castel Vernieri, 14 gol. Il tiro di basso vicino al gol, basso, ma il portiere Vece Donato è molto bravo in tal caso a bloccare il pallone nell'angolino alla sua destra. Il sinistro, pallone oltre il centrocampo, i viola avanzano con Papa, lancio in profondità, pallone per Gagliardi, Gagliardi recupera molto bene, il lancio in profondità, palla nelle braccia del numero 1 Vece Donato. Il destro, pallone in profondità, sfera che termina fuori, Carmine Casella sul pallone, in area di rigore la sfera, potrebbe essere gol, ci prova il numero 6 Gallo, vicino al gol il Castel Vernieri, il presidente Ciancio, oggi presente allo stadio. Eccolo nelle immagini, presidente Ciancio che sta osservando in realtà la partita. Intanto il Real Acerno si rende pericoloso e attenzione, si richiede il rigore, in questo caso la squadra richiede, recrimina il rigore, ma per l'arbitro Marchese è tutto regolare. Secondo l'arbitro c'è stato un intervento sul pallone per cui è tutto regolare, quindi è stato molto chiaro. L'arbitro comunque esperto, come si può vedere dalle immagini. Si riparte, la palla viene riconsegnata al portiere Vece che riparte dall'area di rigore. Il lancio, il lancio del numero 7 De Angelis termina nelle braccia di Casella, Casella in azione,
Ciro Casella. Il destro, pallone al numero 4, il lancio di Zunica, pallone deviato a fuori, Carmine Casella, pallone in area di rigore, opportunità per il Castelvernieri di poter passare in vantaggio. Ricordiamo, il risultato è fermo sullo 0-0. De Angelis, Casella blocca. Il lancio oltre il centrocampo. Rimessa laterale, pallone al numero 4, invece Francesco del 99. Intanto c'è un fallo secondo l'arbitro. Quando abbiamo superato i 10 minuti di gioco, Castelvernieri 0, Real Acerno 2000-0, due realtà che possono dare in futuro davvero possono offrire una qualità calcistica proiettata nel tempo. In lancio, pallone a terra ai limiti dell'area di rigore, ed ecco Casella, la triangolazione. Pallone sul laterale sinistro, c'è il capitano. Il cross ribattuto. Tiro finale, attenzione. Pallone che sfiora l'angolino basso, il Real Acerno va vicino al gol. Il Castelvernieri, ricordiamo, è una squadra che ha un progetto culturale. Quindi di conseguenza si basa proprio, appunto, è chiamata Castelvernieri perché nasce appunto dalla rivalutazione del Castelvernieri, sito situato proprio nella zona est di Salerno. Di nuovo il Castelvernieri in azione, c'era solo, ecco Papa, pallone numero 7, De Angelis. Grande giocata del numero 4 Zunica, basso, si continua a mietere il gioco, pallone fuori, rimessa laterale, invece Francesco, classe 99, pallone a De Angelis. De Angelis, tiro di De Angelis vicino al gol, il Real Acerno 2000, ma il Castelvernieri si propone come squadra inossidabile in area di rigore. Quindi, e infatti adesso c'è Casella, Casella avanza, lancio in profondità, ottimo il lancio, pallone per Gagliardi, il goleador del Castelvernieri che va vicino al gol. Di nuovo De Martino, vice capitano, i viola a centrocampo continuano a creare gioco. Casella, c'è un fallo per l'arbitro e punizione per il Real Acerno 2000. Biancoverdi in azione, lancio per De Angelis, fuori gioco secondo l'arbitro, fuori gioco, un'azione davvero insidiosa in area di rigore.
Ricordiamo il risultato: Castel Vernieri 0, Real Acerno 2000-0. Intanto si riparte da una punizione, l'arbitro quindi a questo punto e su questo punto aveva fischiato la punizione a favore del Real Acerno 2000. Biancoverdi in azione, il lancio in profondità. Castel Vernieri in azione di gioco, deviazione, palla fuori, rimessa laterale, batte Casella. Pallone in area di rigore, Gagliardi vicino al gol. Il Castel Vernieri come una macchina da guerra continua a marciare in area di rigore in forma costante. Intanto attenzione, il Real Acerno 2000 lancia un cross, ma Ciro Casella sta ben attento. Lancio oltre il centrocampo. Viola in azione. Pallone al centrocampo. Fallo, attenzione, punizione. Giocatore a terra, c'è stato un contrasto tra due giocatori, si dovrebbe rialzare a momenti. Ricordiamo che comunque la squadra del Castel Vernieri è una squadra fondata appunto dal presidente Cian, c'è un'associazione costituita da tantissimi membri, è dotato da un organigramma fortemente culturale, che hanno dei titoli di studio e anche sono dei competenti per ogni settore, che va dall'ambiente all'enogastronomia alla cultura. Quindi diciamo è un'associazione che poi punta a diversi settori e poi punta anche sul calcio. Si chiama appunto Castel Vernieri proprio perché vuole rivalutare il castello situato nella zona est di Salerno, in contrapposizione al castello della Lechi, che si trova nella parte opposta. Quindi adesso si riparte da una rimessa laterale. Batte Gagliardi, pallone arretrato al numero 1, Vesce. Il lancio di sinistro, pallone che giunge oltre il centrocampo, Castel Vernieri in azione di gioco. Batte il numero 3, Francesco Vice, classe 2000. Il sinistro si ripropone, il lancio in area di rigore, colpo di testa finale, Real Acerno che va vicino al gol ma si tuffa molto bene. Sul tiro di De Angelis rispondono molto bene i riflessi di Ciro Casella, che blocca. Real Acerno 2000 vicino al gol ma di fronte trova un portiere con forte concentrazione e determinazione. Ciro Casella nelle immagini lancia il pallone oltre il centrocampo. Castel Vernieri in azione. De Angelis corre in area di rigore, penetra e il Real Acerno 2000 passa in vantaggio. Rete messa a segno da Donato Salerno. Quindi Castel Vernieri 0, Real Acerno 2001. Si riparte. Il lancio in profondità, pallone in area di rigore, palla al numero 9, tiro finale, rete, rete del numero 9 veneziano
pareggia il risultato 1-1, quindi si riapre la gara. Bellissimo questo gol tirato nell'angolino basso del portiere Donato Vece. Bellissimo gol di Veneziano nella girata e il tiro poi giunge nell'angolino basso alla destra del portiere Vece. Si riparte con il Real Acerno 2000 in azione. Palla fermata, basso, si gira, guarda in profondità, lancia un pallone oltre la difesa. I biancoverdi stanno ben attenti, ma di nuovo Papa in azione, bravissimo a tutelare molto bene l'area di rigore. Papa in azione, basso, Papa, ed ecco Antonio Vece. Il lancio oltre il centrocampo, la sfera, tiro finale, attenzione, Castelvernieri vicino al gol con Gagliardi, applausi per lui da parte del pubblico, ecco le immagini di Gagliardi, fondo area. Basso. Fallo su di lui, punizione secondo l'arbitro. C'è anche Pappalardo sul pallone. C'è proprio Pappalardo. Il lancio in area sul versante sinistro, Casella, deviazione, rimessa laterale, Casella, deviazione, secondo l'arbitro c'è un fallo avvenuto all'interno dell'area di rigore. Punizione a favore del Real Acerno 2000. Il lancio, pallone che termina fuori. Rimessa laterale a favore del Castelvernieri. Pallone per il numero 3, Casella. Bravo Casella. Fallo, punizione. Real Acerno 2000 in azione di gioco. Il cross in area di rigore, ci prova. Su un cross di Cerasuolo, vice capitano, pallone deviato, rimessa, c'è un corner per la squadra biancoverde. Pallone deviato. Il cross nelle braccia, attenzione, c'è un fallo nei confronti di Vece, scusate, di Ciro Casella. Punizione. Il destro. Pallone oltre il centrocampo. Bellissimo questo colpo di testa che lancia la squadra in profondità. La palla però viene fermata. Deviazione. Rimessa laterale, batte Casella sul pallone.
il lancio, pallone che però viene ribattuto, lancio in avanti, sfera che viene bloccata dal numero 1 Ciro Casella. Partita molto dinamica, molto veloce, che assume una sua caratteristica particolare da un punto di vista agonistico. Ed ecco Papa, bravissimo Papa, bravo, bravo il sinistro, bravo, bravissimo Papa, ottima la sua giocata a centrocampo. Rimessa laterale per il Real Acerno 2000. De Angelis, il pallonetto cerca di la triangolazione a terra. Salerno Donato subito si appresta a battere la punizione. De Angelis fermato dal numero 6 Gallo, poi c'è un contrasto, secondo l'arbitro è corner. Bianco Verdi in azione, Real Acerno 2000 che batte questa punizione, il destro, Casella respinge, il sinistro alto sulla traversa, nulla di fatto. Fondo area, Ciro Casella sul pallone. Colpo di testa, pallone per Papa. De Angelis. Pallone in area di rigore, Cozzo. Invece Francisco, classe 99. Blocca il numero 1. Ciro Casella. C'è un fallo, punizione secondo l'arbitro. Battono i viola sul pallone, ci sono diversi giocatori tra cui c'è il numero 10 Basso, c'è il numero 8 Gaglialdi, c'è il numero 3 Carmine Casella, provano a battere questa punizione per poter passare in vantaggio. Ricordiamo il risultato 1-1, ci prova proprio Gaglialdi, a quanto pare il goleador di questa squadra. Il tiro, il destro, ottima l'intenzione. Siamo nella seconda parte del secondo tempo, in realtà ci stiamo avviando verso le conclusioni, manca bene o male un quarto d'ora alla fine. Attacchiamoci agli uomini, attacchiamoci, poco più di un quarto d'ora, anche di più. Real Acerno 2000 in azione, pallone a centrocampo, ricordiamo il risultato 1-1, fallo, punizione su Salerno, per l'arbitro non ci sono dubbi. Batte il numero 3 Francesco Vescia. Il sinistro nelle braccia del numero 1
Casella, Ciro Casella, il destro. I viola avanzano, Gagliardi, bella giocata, ancora Gagliardi in azione. La triangolazione col numero 4 Zunica, pallone che poi termina fuori. Rimessa laterale. Fallo, punizione. Ed ecco Francesco Vice, classe 2000, che batte questa punizione. Il Real Laceno 2000 ci prova. Il cross di sinistro. Di nuovo De Angelis. Secondo l'arbitro, attenzione, forse c'è punizione. Vediamo cosa succede. L'arbitro sta discutendo e sta chiarendo con i calciatori. Punizione a fuori del Real Acerno 2000. Batte il numero 4 Vice Francesco, classe 99. Il sinistro, pallone che termina sul fuori, rimessa laterale. I viola in avanti. Avanzano con basso, con abbasso in azione. Pallone per Gagliardi. Gioca, gioca! Fa punizione. Batte il Castel Vernieri. L'arbitro cerca di mettere un po' di ordine, diciamo, in campo. Punizione. Batte basso il destro. Pallone in area di rigore, tiro finale, è vicino al gol il Castel Vernieri, ma l'arbitro ha fischiato un fallo all'interno dell'area di rigore. Azzurri in azione, i viola, scusate, in azione, pallone intrapreso da Cerasuolo, ancora il Castelbasso in azione. A centrocampo cerca di smistare palla, lo fa molto bene, palla che però viene intercettata dal numero 3 invece, di nuovo basso, perde palla, pallone a centrocampo ed ecco Salerno, De Martino, lancia in profondità, pallone in area di rigore, attenzione. C'è questa possibilità, la palla viene respinta. Il capitano avanza. Rimessa laterale, viola. Casella, il lancio per basso, deviazione,
del numero 4 Vesce, di nuovo Casella in avanti, il lancio in profondità, sfera deviata. Casella, i viola avanzano in area di rigore, il numero 2 c'era solo, spazza il pallone via e ottiene una rimessa laterale, c'era solo. Invece il cross in area di rigore, tiro finale vicino al gol della Monica. Il Castel Vernieri si ripresenta con un'azione degna di nota. Ricordiamo il risultato 1-1. Ed ecco il numero 4, appunto Zunica. Pallone in profondità per Gagliardi. Ricordiamo Gagliardi 14 gol all'attivo in questo campionato. Il lancio in area di rigore, la rovesciata. In area di rigore ci prova e poi c'è un fallo, se ci ha provato Veneziano, secondo l'arbitro è fallo. Intanto il pallone viaggia a centrocampo, Papa, basso. Il Tegel, pallone che viene lanciato in avanti. Fallo, punizione. L'arbitro cerca di mettere chiarimenti. Ed ecco appunto, c'era solo. Il destro, pallone ribattuto, i viola in azione, pallone per Gagliardi, lancio in verticale, Castel Vernieri in azione, palla nelle braccia del numero 1 Vesce. Pallone nelle braccia di Ciro Casella. Palla per Gagliardi. I viola avanzano. Ed ecco De Angelis. Secondo l'arbitro c'è fallo su De Angelis. Punizione. Quando ci avviamo verso la conclusione della fine del primo tempo, con il risultato fermo sull'1-1 tra Castel Vernieri e Real Acerno 2000. Ecco, sul pallone c'era solo. C'era solo. Il destro. Pallone in profondità nelle braccia del numero 1 Ciro Casella. Manca un minuto alla fine del primo tempo. Il lancio errato.
No, no, attenzione, De Angelis recupera. Bravo Pappa, ottimo lavoro sul laterale sinistro. C'era solo, vice capitano. E poi c'è un errore di disattenzione, però recupera, sfera che termina fuori. Viola in azione. Viola avanzano, si riportano in fase offensiva. Pallone al numero 8 Gagliardi. Sfera che viene ribattuta. Fallo, punizione. Vince Francesco, classe 99, il destro, attenzione, area di rigore. Blocca il numero 1, finisce il primo tempo, cari studenti. Castelvernieri 1, Real Lacerno 2001. Grazie alla